L'ufficio di presidenza è arrivato al secondo anno di legislatura. Il presidente Antonio Mazzeo ha illustrato i numeri dell'attività. Nasce a Firenze la scuola di cantautorato. Il corso ospitato nella sede di Media Lab partirà a novembre. Presentato a Palazzo del Pegaso la mostra Lo spirito del mare di Giuseppe Lambertucci. I lavori dell'artista santacrocese saranno esposti fino al 5 novembre. Dal 5 al 19 novembre torna il Foiano Book Festival, una manifestazione ricca di eventi con il libro grande protagonista. A 2 anni esatti dall'insediamento dell'ufficio di presidenza, il Consiglio regionale ha tracciato un bilancio dell'attività. A illustrare il rendiconto il presidente Antonio Mazzeo, che ha parlato di passato e presente. Quello di oggi, ha affermato, non vuole essere solo uno sguardo sul recente passato, ma anche un rilancio al futuro, su alcuni dei temi sui quali vogliamo focalizzare il nostro impegno. Oggi noi vogliamo rilanciare la nostra azione tutti insieme. Nel prossimo ufficio di presidenza, in accordo tra tutti i membri dell'ufficio di presidenza, darò anche delle deleghe in maniera tale che ognuno possa fare il proprio lavoro meglio, possa aiutarmi, coadiuvarmi ancora di più in questo lavoro che abbiamo di fronte a noi. E vista la situazione complessa che sta vivendo il Paese dal punto di vista energetico, così come hanno fatto anche altre realtà, a partire dal Comune di Firenze, nella prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza penseremo anche ad una riorganizzazione che prevederà la chiusura del palazzo al numero 18 il lunedì e il venerdì, in maniera tale da dare anche noi il nostro contributo per la riduzione del costo dell'energia che tocca davvero tante famiglie, su cui noi sentiamo tutta la responsabilità. Chi dipende che non lavoreranno in quei 2 giorni smart working avranno delle postazioni in cui potranno lavorare anche in presenza qui nel Palazzo 2 o nel Palazzo Civico numero 4. Insomma, è un modo per dare anche noi il nostro contributo in questa situazione. Sono stati 2 anni difficili e siamo ancora a lottare contro questa pandemia. E soprattutto oggi c'è il problema del rincaro dei costi energetici. Dobbiamo assumerci responsabilmente il nostro compito di rappresentare gli interessi dei toscani, ora anche nei confronti del nuovo governo di Roma. Credo fortemente nell'autonomia e come tale non posso che rivendicare tutto ciò che possa essere di utilità al mio territorio, al nostro territorio toscano. Dobbiamo crescere, a mio avviso, nella possibilità di incidere con progetti di legge di iniziativa consiliare, cioè i consiglieri regionali devono essere, a mio avviso, sempre di più consiglieri regionali della Toscana, sempre meno dei loro territori, dentro una relazione con i propri territori devono avere la forza di incidere in proposte di iniziative anche autonome, al cospetto delle funzioni di governo che sono quelle che competono alla Giunta. La nostra funzione di rappresentanza deve crescere con delle autonomie di carattere finanziario e continuare in queste iniziative che vede il Consiglio regionale essere al fianco dei giovani toscani, sempre di più identità toscana, sempre di più partecipazione e sempre più coinvolgimento delle nuove generazioni. Chiaramente il tema della sanità, che in un Consiglio regionale è sempre centrale, lo è stato ancora di più nel periodo della pandemia, però il Covid è una buona scusa ma non è una soluzione per i tanti problemi che ci sono in sanità. Noi pensiamo che la sanità abbia bisogno di riforme strutturali profonde e che non sia sufficiente dire servono più soldi. Serve un'impostazione differente, potenziando i servizi sul territorio, potenziando i servizi domiciliari, anche quelli diagnostici, in maniera tale da decongestionare pronto soccorso e ospedali facendo lavorare meglio. Serve più trasparenza, più merito nelle scelte che vengono fatte in sanità. Nasce a Firenze la nuova scuola di cantautorato toscana. Il corso, presentato durante una conferenza stampa nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso, alla presenza della Presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale Cristina Giachi, inizierà a novembre e sarà ospitato nella sede di Media Lab. La conclusione a giugno con la messa in scena di uno spettacolo insieme a tutti i partecipanti. È un settore nel quale si lavora, si crea lavoro, opportunità di creare prodotti che poi ricadono sulla cittadinanza, non soltanto perché vengono fruiti e adoperati e quindi creano circolazione economica, ma anche perché
fanno aumentare il senso di appartenenza a un luogo, sono prodotti che fanno stare meglio, dove c'è più musica si sta meglio, anche di salute secondo gli ultimi studi dell'OMS e a cui stiamo lavorando con gli stati generali della cultura in Toscana. L'intento della scuola di cantautorato fiorentino non ha intenzione di forgiare nessuno ha voglia di imprimere un imprinting alle persone che si presenteranno, solo il nostro scopo è quello di cercare una gemma dentro qualcuno che possa avere appunto il talento e un carisma nello scrivere. Una nuova forma appunto di coinvolgere persone che hanno talento e dargli una guida diciamo di preparazione tecnica e soprattutto guidarli appunto in una formazione proprio artistica, visto che appunto l'Associazione Culturale Medialab è da 23 anni sul territorio come scuola di musica e quindi abbiamo deciso insieme ad altri personaggi molto importanti di creare finalmente un qualcosa che fosse e spero si possa dire che inizia una scuola fiorentina del cantautorato che effettivamente non c'è mai stata. Ho appoggiato ben lietamente il progetto di Riccardo Azzurri e Fulvio Vasarli della scuola di cantautorato. Noi come associazione culturale presente sul territorio fiorentino ormai da 10 anni aiutiamo sempre i ragazzi, i giovani talenti e non solo, anche chiunque voglia ovviamente mettersi in gioco in qualsiasi tipo di attività, in questo caso il canto, dare una mano a livello proprio di promozione e cercare poi un indomani, se riusciamo a trovare proprio la persona adatta, ad aprirgli la strada per avere anche un progetto lavorativo. Il mare tra mito e realtà, con il suo movimento, la sua profondità e la necessità di essere tutelato dall'incuria dell'uomo, è il filo conduttore della mostra personale dell'artista santa crocese Giuseppe Lambertucci, Lo spirito del mare, inaugurata mercoledì 26 ottobre nello spazio espositivo Carla Zeio Ciampi, alla presenza del vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci e del consigliere portavoce dell'opposizione Marco Landi. Lo spirito del mare che richiama il mondo marino e tutta la sua complessità. Un artista che emana e sprigiona nelle sue opere quello che lui è, una persona umile, una persona che si emoziona e che sa emozionare attraverso i suoi occhi profondi, profondi come quel mare che lui dipinge nelle sue tele, opere che richiamano la complessità di questo mondo oggi che ricopre i tre quarti della sfera terrestre, il mare, e che purtroppo oggi ha ancora necessità di essere tutelato dal punto di vista anche dell'ambiente, dell'inquinamento. L'ecologia è per Lambertucci non semplicemente il rapporto insomma, dell'uomo e dell'uomo consumatore con l'ambiente e quindi l'incidenza della civiltà sull'ambiente, ma l'ecologia è anche direi il rapporto armonico tra le persone e i popoli e quindi rientra nel tema ecologico anche quello della violenza, degli scontri. Il discorso mio dell'intensamento sull'inquinamento non è che sia l'unica fonte del mio lavoro, però trovo interesse perché in passato attraverso proprio il Padule di Fucecchio ho avuto un'emozione negativa di quello che poteva essere il mondo oggi nell'inquinamento, ho trovato dell'acqua immonde in un posto di meraviglioso, di pace, di tranquillità. E qui ecco, quella è stata la mossa che ha spinto il mio interesse a questo tema.
Terza edizione per il Foiano Book Festival, che si svolgerà a Foiano della Chiana in provincia di Arezzo dal 5 al 19 novembre. Nato nel 2019 da un'idea dell'assessorato alla cultura e patrocinato dalla Regione Toscana, il festival offre un ricco calendario di presentazione di libri, incontri con autori, dibattiti, interviste, concerti, spettacoli e mostre con un protagonista principale, il libro. Qui c'è l'idea di Toscana, investire sui nostri piccoli borghi, investire sulla cultura. Oggi ogni iniziativa che investe in cultura, investe nella lettura, in questo caso investe sulla libertà. In un tempo complesso come quello che stiamo vivendo, investire sulla libertà è importante. Questo sembra essere un piccolo festival, iniziato 3 anni fa, invece la qualità, come potrete vedere nell'organizzazione, è qualcosa di importante e porta Foiano al centro della Toscana nelle prossime settimane. Consentite di ringraziare Anna Cherubini per il lavoro importante che porta avanti per questo festival. I nomi, alcuni tra i primari nel nostro paese, penso a Pupi Avati, penso a Walter Veltroni, danno il senso anche del valore di questa iniziativa. Per 3 settimane Foiano sarà il cuore della cultura della Toscana. Già maturo, che conferma un'ambizione del nostro territorio di provare a fare cultura pensando ai giovani e facendogli capire quello che forse sanno più di noi, che leggere significa viaggiare, significa sognare, significa andare da un'altra parte rimanendo a casa. Questo credo che è un'ambizione di moltissimi. Loro sono stati molto bravi, il livello di quest'anno è davvero d'eccezione. Speriamo che ci sia la partecipazione di tante persone, ma soprattutto di tanti giovani, di tanti uomini e donne che immaginano nel libro un modo comunque di partecipare al sogno collettivo. Siamo solamente, tra virgolette, alla terza edizione più dei contenuti estivi che abbiamo fatto, visto che andava molto bene questa kermesse, e quindi siamo felici perché c'è stato tanto ritorno di pubblico, di gente, anche e soprattutto fuori da Foiano, che era un po' anche il nostro obiettivo, portare gente nel nostro paese attraverso la cultura. Questo è un festival culturale che è uscito dalla provincia e di questo siamo molto soddisfatti. Gli autori che vengono sono di levatura molto alta e anche questo ci fa molto piacere. Abbiamo un rapporto ormai consolidato con le maggiori case editrici italiane e quindi speriamo e siamo convinti che anche questa terza edizione sia un successo. L'obiettivo infatti è questo, di portare gente fisicamente a parlare con degli scrittori, perché poi fare la presentazione di un libro è una cosa molto semplice, basta una cassa e un microfono e un po' di pubblico. La cosa difficile è quella di trovare autori, a volte sono più famosi, a volte meno famosi, ma che comunque riescano a avere un contatto con il pubblico. E siamo soddisfatti anche perché nell'anno in cui non abbiamo infatti potuto fare questo festival, l'anno del Covid, molte altre manifestazioni sono state fatte online, comunque non in presenza. Noi abbiamo preferito stopparla un anno per poi ripartire l'anno scorso, proprio per questo motivo, perché il bello e lo scopo di questo festival è portare persone in presenza in un contesto culturale come è poi il paese di Foiano della Chiana. Quest'anno abbiamo un bellissimo programma, devo dire. Abbiamo un buon numero di scrittrici donne, ma importanti, come Teresa Ciabatti, Chiara Tagliaferri, entrambe finaliste al Premio Strega, Federica Bosco, che è toscana, e Gaia Cenciarelli, che è romana. Poi abbiamo personaggi anche importanti come Walter Veltroni, Pupi Avati, abbiamo un attore che è Marco Bonini, abbiamo un piccolo gruppo di scrittori romani anche, e poi tra i romani, importante, Miguel Gotor, che è l'assessore del Comune di Roma, della cultura del Comune di Roma, e parlerà del suo libro sugli anni 70, gli anni di piombo. Ormai è arrivata la terza edizione, ci siamo fatti un nostro piccolo nome nell'ambiente ed è molto più facile che in passato interloquire con le case editrici e con le agenzie che rappresentano gli autori. Quest'anno abbiamo avuto molte più proposte da vagliare e devo dire anche che abbiamo avuto meno problemi anche nell'interlocuzione diretta con gli artisti. Penso che oggettivamente il Foiano Book Festival si stia segnalando come una delle manifestazioni più interessanti del settore e quindi ancora una volta andiamo di fronte ai nostri sponsor e ai nostri ascoltatori che vengono da tutta l'Italia e siamo sicuri che la prossima edizione sarà ancora migliore di questa.